Abbiamo voluto fare questa scommessa, incominciare a valorizzare veramente le nostre, i prodotti più particolari, unendo però i 18 comuni, ma non solo, i 18 comuni uniti con la provincia di Cuneo, quindi un lavoro, un percorso che abbiamo iniziato tanto tempo fa, che oggi si è esploso e abbiamo avuto un successo veramente impressionante. È l'anno zero, quindi deve continuare, deve proseguire, deve crescere, però abbiamo dimostrato che la nostra costa può offrire veramente occasioni di turismo importante legate intanto alla gastronomia e poi tutto il nostro territorio, quindi una bellissima giornata sicuramente da ripetere. È stata una giornata importante oggi che va a suggellare questo rapporto di lavoro così importante fra i comuni del Consorzio Riviera Inn e la nostra azienda turistica locale della provincia di Cuneo. Oggi qui in questo magnifico contenitore che è l'ex chiesa anglicana, dove c'è questo spettacolo di sapori, dove noi proponiamo la bagnacauda di faule, questo piatto che lega la montagna e il mare, le Alpi di Cuneo e il mare della Riviera, dove l'acciuga la fa da padrone, in un piatto che abbiamo elaborato tanti anni fa i nonni dei nostri nonni e che oggi ritorna quanto mai attuale sulla tavola. Sotto il segno di questa grande gastronomia che lega Piemonte e Liguria, oggi presentiamo la stagione invernale, la stagione dello sci 2018-2019 che abbiamo già inaugurato a Prato Nevoso con l'Open Season con 25.000 persone e il cantante J-Ax, e dove aspettiamo nelle 15 stazioni sciistiche della provincia di Cuneo tutti gli amici della Liguria. Con l'8 dicembre abbiamo il 50% degli impianti aperti e col 21 dicembre avremo tutti i comprensori aperti. Sono 350 km di piste da discesa complessivi, stazioni più grandi come Limone Piemonte, come Prato Nevoso, Artesina, Frabosa e altre un pochettino più piccole, da San Giacomo a Lurisi, a Entracque, a quelle della Val Varaito e Valle Po, dove si spende magari un pochettino di meno e dove si fa anche meno coda. L'invito è venirci a trovare e nella giornata di oggi abbiamo fatto anche un flash su un'offerta turistica per la prossima estate, quella che è l'Intervalliva, che saranno 350 km di strada dal comune di Alto fino al comune più a nord, quello di Bagnolo Piemonte della provincia di Cuneo, con 14 colli, 10.000 metri di dislivello e più di 1.000 curve. Sarà il paradiso del motociclista.